Mi chiamo Stefania e mi sono laureata in lingue e istituzioni economiche e giuridiche dell'Asia e dell'Africa mediterranea con focus sul Giappone. Sono stata selezionata da Ca' Foscari. Mi è arrivata una mail in cui mi veniva indicata questa opportunità e dopo aver mandato il mio curriculum sono stata selezionata per partecipare a questi colloqui. Nei profili veniva ricercato appunto personale che sapesse parlare sia l'inglese sia una lingua orientale, in questo caso il giapponese. Ho cercato di informarmi in modo tale da non arrivare impreparata per quanto riguarda le caratteristiche delle singole aziende del gruppo, però per lo più sono venuta presentando me stessa. Mi chiamo Anna Chiara, mi sto laureando in Economics and Management, dovrei laurearmi nella sessione estiva di luglio triennale. La trovo una cosa molto buona che fa l'università e utile soprattutto. I due colloqui che ho fatto, la cosa che gli interessava di più è le lingue, la conoscenza delle lingue e appunto le esperienze. Queste sono le due cose che sono servite sicuramente di più. Diciamo che ad oggi le competenze, quelle di base come la conoscenza di una lingua piuttosto che di una seconda lingua oppure con la conoscenza del pacchetto Office, non dico che le diamo per scontate, ma comunque sono il punto di partenza per un buon curriculum. Quello che ci colpisce soprattutto anche durante i colloqui è la capacità di sapersi vendere e saper vendere le proprie capacità, le proprie competenze in quei magari 10 minuti di colloquio, la capacità di mettere in risalto i propri punti di forza e un forte spirito di proattività piuttosto che una forte imprenditorialità a livello caratteriale dei profili che incontriamo. Abbiamo visto un forte interesse verso la nostra azienda e questo sicuramente è un plus che noi ricerchiamo, perché comunque ricerchiamo persone che, anche se non hanno avuto già esperienze precedenti professionali, ma possono avere un potenziale che potrebbe tranquillamente essere dei buoni profili da far entrare in azienda e far crescere con noi. Mi chiamo Valentina e mi sto laureando in lingue orientali, più precisamente inglese e cinese. Oggi sono qui per l'appuntamento Fashion and Luxury e stanno cercando vari del personale, quindi ci sono molte posizioni lavorative aperte. Sicuramente la mia ottima conoscenza del cinese e anche le varie esperienze lavorative che ho avuto, e sicuramente ho una spiccata attitudine per la vendita. Innanzitutto ho fatto qualche ricerca su internet, ho studiato le varie aziende che mi hanno contattata e alle varie domande generali che di solito vengono fatte ad un colloquio di lavoro. Mi chiamo Davide Vivaldo, mi sono laureato a marzo qui a Ca' Foscari in economia e gestione delle aziende. E oggi sono qui per cogliere questa grossa opportunità, possa essere un trampolino di lancio per gli eventi e i lavori futuri. Credo che innanzitutto il voto d'uscita dalla laurea, che conta assolutamente, qualche stage all'estero chiaramente in Francia, perché si privilegia comunque la disponibilità di un laureando o un neolaureato di fare esperienze non solo qui in Italia ma anche all'estero. Mi chiamo Beatrice Bazzoli, ho studiato Lingue, Culture e Società dell'Asia e dell'Africa Mediterranea qui a Ca' Foscari con indirizzo cinese. Sono venuta qui perché ho mandato il curriculum un mese fa al settore placement e mi hanno richiamata diverse aziende per la mia conoscenza della lingua cinese. Sicuramente avvicina le aziende a noi Ca' Foscarini, che se no non avremmo altri modi per mandare i nostri curriculum, perché si sa che un curriculum inviato per email si può perdere, non viene guardato o comunque non viene preso in considerazione. Grazie all'aiuto di Ca' Foscari noi abbiamo un contatto diretto con il personale di queste aziende. Mi occupo di attività di recruiting e di employer branding per UX Net-a-Porter Group. Sicuramente Ca' Foscari ci dà una garanzia di quell'approccio internazionale che cerchiamo in tutti i nostri candidati e nei talenti che inseriamo all'interno dell'azienda. Un approccio e un'apertura che sicuramente privilegiamo in tutte le persone che incontriamo per dei colloqui o con le quali vogliamo rimanere in contatto, e per questo motivo abbiamo confermato sicuramente la nostra presenza qui. E cerchiamo anche di capire quanto siano proattivi, quanta voglia di mettersi in gioco abbiano, di comprendere anche la passione che trasmettono,
anche soltanto leggendo un po' il loro curriculum o incontrandoli per un breve colloquio. Far capire che si è interessati all'azienda. Questo sicuramente è un qualcosa di che premia il colloquio e che è un suggerimento che do a tutti i candidati prima di presentarsi ad un colloquio, di studiare un po' l'azienda, di far capire che c'è dell'interesse per quell'azienda e che si può essere un buon player per il successo di quell'azienda.